Sono 683 i casi più urgenti individuati dal management di Banca Etruria relativi agli obbligazionisti che si sono ritrovati senza niente in mano dopo il decreto salvabanche. Sarà l'arbitrato di Cantone poi a valutarli caso per caso, con l'indicazione di dare priorità a quelli sotto i 100.000 euro di investimento e con una perdita che rappresenti più del 50% di quanto investito. Il presidente di Nuova Banca Etruria, Roberto Nicastro, è stato al lavoro nella sede di via Calamandrei ad Arezzo insieme all'amministratore delegato Roberto Bertola e a Maria Pierdicchi, consigliere indipendente di Nuova Banca Etruria. Il nuovo istituto è pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo, ma i nuovi manager hanno ribadito che il decreto salvabanche impedisce azioni nei confronti della nuova banca. Si parla complessivamente, se ricordo bene, di qualcosa come 4.500 detentori di obbligazioni subordinate. La verifica che si è fatta è stata quella di identificare coloro i quali fossero piccoli risparmiatori, quindi con meno di 100.000 euro, e avessero oltre il 50% del patrimonio espresso in obbligazioni subordinate. Quindi il piccolo, che essendo molto concentrato, se noi usiamo, si è letto spesso la parola sull'astrico, no? Probabilmente diciamo questo è il caso del piccolo risparmiatore sull'astrico. Ovviamente l'abbiamo definito guardando ciò che noi possiamo guardare, ovvero il patrimonio che ha con Nuova Banca Etruria. Tra alcuni di questi, speriamo per loro, diciamo, hanno magari patrimoni anche da altre parti, quindi la concentrazione è più bassa, no? Però noi ovviamente usiamo i dati che abbiamo e comunque dovendo stimare, preferiamo di gran lunga, come dire, sbagliarci per eccesso, perché poi questi sbagli sono misurabili, ma preferiamo non lasciare fuori invece qualcuno che si trova in condizioni simili e a quel punto non viene visto nel fenomeno, e stiamo parlando in questo caso di 17 milioni di euro. Abbiamo poi all'altro estremo circa 3.000 dei 4.500 che hanno una concentrazione che stava da 1 a 29%, quindi indubbiamente diciamo una situazione che può essere molto spiacevole, perché perdere il quattrino in obbligazione subordinata è una cosa molto negativa e molto spiacevole, quindi c'è un grandissimo rispetto per questa situazione. Fortunatamente non siamo in un quadro in cui quella perdita va a depauperare una parte maggioritaria del patrimonio, no? Siamo in media sul 15% di patrimonio che è toccato da questa. E poi c'è una fascia intermedia che nel caso di Banca Etruria pesa circa un migliaio di risparmiatori, e che sono quelli, come dire, che non compresi tra questi due estremi, che cuba complessivamente 45 milioni di euro. Partendo dai 683, poi andando ai 1.000, poi andando anche sugli altri, noi a questo punto abbiamo avviato con il 24 dicembre, quindi anche lavorando sotto le feste, una task force che vada a preparare le carte per ciascun caso, in maniera da facilitare al massimo questa analisi per caso, che è l'unica che può essere fatta in questi casi, posto che, come dicevo prima, all'interno ci sono situazioni molto diverse, no? C'è chi deve essere aiutato il più velocemente possibile, quindi, ripeto, noi facciamo quanto possibile per essere più veloci a preparare le carte per loro, no? E da situazioni dove invece il contesto di consapevolezza, il contesto di momento di acquisto, il contesto anche di concentrazione rispetto a una posizione molto facoltosa, ovviamente è una situazione completamente diversa.